Grazie per avermi salvato la vita. L'uomo che ha cercato di ucciderla ha detto che lei stava preparando un massacro. I Sitibi sono miei compatrioti. Io sto combattendo contro una guerriglia. In un modo che viene chiamato genocidio. 20 anni fa, gli stessi ribelli Sitibi presero il controllo del sud, massacrarono migliaia di persone e sarebbero felici di rifarlo. Sto cercando di imporre l'ordine. Io cerco di prevenire un genocidio. Un genocidio. Mio figlio, quello più giovane, studia in questo paese. Non parla con me da anni a causa di quello che ha letto sui vostri giornali. Ma quello che ha letto non è la verità. E come spiega la sua lega giovanile? Lì ho commesso uno sbaglio. Ho assunto degli uomini che per il loro zelo hanno oltrepassato il limite. E ci sono stati degli abusi. Ma questo non succederà di nuovo.